Buongiorno, a questo punto, dopo aver visto l'energia potenziale gravitazionale, l'energia potenziale elastica e l'energia cinetica, parliamo di energia meccanica, che non è altro che la somma tra energia cinetica, energia potenziale gravitazionale ed energia potenziale elastica. In un processo energetico, in un sistema isolato, cioè un sistema a cui non appartengono influenze esterne, cioè le uniche forze in oggetto sono le forze che appartengono al sistema stesso, succede che questa grandezza si conserva. Lavoisier nel 1743, insomma, in quegli anni lì, a metà del Settecento, disse questa frase importante, cioè nulla si crea e nulla si distrugge, proprio in riferimento al fatto che non possiamo creare dal nulla e soprattutto non possiamo distruggere le cose, ma possiamo fare in modo di fare una trasformazione da una forma energetica ad un'altra forma energetica. L'energia meccanica totale in un sistema isolato si conserva sempre, quindi energia cinetica più energia potenziale nelle varie modalità, gravitazionale oppure elastica, si conserva sempre, però si trasforma, può passare da un tipo di energia ad un altro tipo di energia, ma la loro somma deve essere in ogni istante sempre uguale. Ripeto, se non ci sono forze esterne, quindi senza gli attriti, senza tutto ciò che consuma, diciamo così, energia, facendola diventare un calore. Qua c'è una situazione tipica, una pallina che si trova a 8 metri d'altezza. Poi scende a 6 metri d'altezza, poi tocca il suolo, poi rimbalza andando verso l'alto. Vediamo queste quattro situazioni, cosa succede? Benissimo. Succede che all'inizio, nel caso A, tutta l'energia cinetica è zero perché la pallina è ferma. La velocità della pallina nel caso A è ferma, è zero. L'energia gravitazionale ovviamente sarà data da la massa per g per l'altezza e fa 784 joule. La totale quindi sarà data da 0 più 784 joule, ovvero 734 joule, che è il valore dell'energia meccanica totale di questo sistema. Nel caso B, quando la pallina è scesa, dovrà ancora essere 784 joule. L'energia cinetica comincerà ad avere una sua importanza perché la pallina intanto è scesa, quindi la calcoliamo. Ricordiamoci che la velocità nel punto a 6 metri d'altezza si può calcolare con 2 per g per lo spostamento uguale velocità finale al quadrato meno velocità iniziale al quadrato, quella che avevamo chiamato la formula Jolly. 2as uguale vf quadro meno v0 quadro. Troviamo 6,3 metri al secondo, lo andiamo a inserire nella formula elevandolo al quadrato, otteniamo un'energia cinetica totale che è 196 e un'energia potenziale che è soltanto più 588 perché abbiamo solo più 6 metri di quota quando ci troviamo in questa posizione qua. La somma è magicamente di nuovo uguale a 784. Caso C. Non abbiamo più quota, quindi zero l'altezza, tutta è diventata energia cinetica, la cui velocità ho calcolato con questo sistema qua, e non ripeto, il totale fa ancora 784. Quando siamo tornati su, il caso D è identico al caso A, quindi saremo tornati a 784. La pallina rimbalza senza deformarsi, senza scaldare il terreno, sarebbero tutte forze esterne, il sistema non sarebbe più isolato e non potremmo dire che si conserva l'energia. È come se l'energia transitasse da una forma all'altra forma, quindi da cinetica potenziale e da potenziale cinetica. Ecco cos'è il lavoro. Il lavoro è l'energia in transito, cioè durante questa transizione viene esercitato un lavoro. Un sistema in cui le forze che compiono il lavoro e quelle che non lo compiono sono interne al sistema, si chiama sistema isolato. Ripeto, escludiamo tutte quelle forze che non sono conservative, non l'attrito,
perché se non consideriamo l'attrito, tutto si conserva sempre, ma se c'è l'attrito, purtroppo questo non succede. Le leggi di conservazione dell'energia meccanica, quindi, che cosa dicono? La legge di conservazione è una legge che conserva il valore fisico, quindi l'energia gravitazionale potrebbe diventare cinetica, che potrebbe comprimere una molla e diventare elastica, che poi sprigiona energia cinetica e fa salire in quota acquistando energia potenziale, eccetera, eccetera, eccetera. In una situazione sempre si conservano, quindi all'inizio abbiamo una somma tra cinetica, gravitazionale ed elastica che avrà un certo valore, alla fine avremo una cinetica finale, una gravitazionale finale e una gravitazionale elastica, una energia potenziale elastica finale, la somma sarà identica alla somma che avevamo all'inizio del nostro processo. Buona giornata.